Erano una ventina le famiglie che questa mattina hanno voluto manifestarci il loro disappunto per le condizioni in cui versa il cimitero comunale. L'impraticabilità della cappella, dove vengono ammassate le salme in attesa di tumulazione al centro della contestazione, le lunghe attese per trovare degna sepoltura, l'odore nauseabondo che sono costretti a respirare per portare un fiore ai loro cari, ma anche la mancanza di personale e i relativi disagi a cui sono sottoposte le famiglie già ampiamente provate dal dolore per la perdita di un loro congiunto. Una città questa che non ha rispetto per i morti, figuriamoci per chi sopravvive. Eppure ci dovrebbe essere un piano per programmare le estumazioni e quindi non trovarsi, così come avviene ormai da anni, in emergenza. Noi siamo sempre abituati a dare la colpa di tutto alla politica, ma nel caso di Trapani, anche in assenza di un'amministrazione scelta dai cittadini, il problema resta. Ergo, qualcosa non funziona nella macchina burocratica. Io volevo denunciare il fatto che c'è una chiesetta dove ci sono tutti i cari. Allora noi andiamo ogni giorno a trovare i nostri cari. Intanto abbiamo l'orario stabilito, 11:30, 12:30. Poi entrando nella chiesa non si può più respirare perché ci sono morti che ha più di un mese che sono qua. Ci dicono sempre le cose vanno avanti, si stanno sbloccando, ma ancora noi qua non vediamo nulla. Quando dobbiamo aspettare ancora? A chi dobbiamo rivolgerci? L'altra volta pure l'abbiamo detto, ma non sappiamo a chi rivolgerci. E poi oltre a questo ci sono pure altri problemi. Noi arriviamo, un caro l'abbiamo qui, oggi l'abbiamo qui, domani l'abbiamo lì. Dobbiamo essere noi andare a cercare i nostri cari. Dov'è che sono stati messi? Quando le persone vengono e salgono sopra lo scivolo, non si può andare al cimitero con lo scivolo dove uno si appoggia, che con lo scotch, le ringhiere. Le persone hanno bisogno anche di essere accompagnate con i propri pulmini, non c'è nessuno qua dentro che le può accompagnare, soltanto uno, e non c'è nemmeno che se ne va in giro per i fatti suoi. Ma è possibile mai? Ma come si deve fare? Non ci sono neanche dipendenti per lavorare, uno qua non lavora e deve stare a combattere.